Dal 15 ottobre non ho accettato l'esistenza del Green Pass, non ho accettato l'esistenza di PCM e dei vari decreti leggi che a mio giudizio, non solo a mio giudizio, ma anche a giudizio di una schiera di legali, di medici, eccetera, sono illegali, illegittimi e ledono fino ai diritti fondamentali dell'uomo, oltre che la Costituzione italiana, che resta l'articolo 1 fondata sul lavoro, quello che io dal 15 ottobre ho perso per un trattamento sanitario, tra virgolette, non obbligatorio, ma diciamo fortemente incentivato dalla mancanza di stipendio, emolumenti, e per cui la famiglia viene piegata. Formandomi, io sono un laureato magistrale, sono in quinto grado la libera professione per 6 anni, per cui sono una persona che ha una certa istruzione, e oggi mi si nega il diritto al lavoro per il quale sono ultra titolato riguardo il livello che ho. La mia figlia, ci sono persone che sono venute a sostenermi, che qualcuno si trova nella mia stessa situazione, qualcuno è vaccinato, per cui non si sta parlando di vaccino o non vaccino, credo nel vaccino, non credo nel vaccino, credo nella scienza, non credo nella scienza. Il discorso qua è che non ci vuole nessun lascia passare, nessuna tessera di un club, nessuna tessera di partito o di pensiero, qualunque esso sia, per poter avere il diritto di vivere nel nostro paese. A Udine ho saputo che hanno nominato dei ragazzi per controllare i dati sanitari di altri ragazzi, e la dirigente scolastica addirittura ha detto che sviluppa il senso critico nello studente. Io penso che questo vada al di là di ogni buon senso, di ogni buona logica, non ci vogliono norme.